Ciao, buongiorno. Bene, bene. Mi sentite bene? Sì. Perfettamente. Allora, andiamo un attimo, inquadriamo un po' la questione per i ragazzi che sono a casa, chi ci sta ascoltando da casa, praticamente sono stato invitato a Lecce, io sono più vicino alla vostra sede, sono un lodigiano, quindi sono della zona di Milano, ma i ragazzi del Sum Project mi hanno invitato qua a Lecce per tenere una 3 giorni di approfondimento, di formazione sui temi di cui io mi occupo normalmente, che sono appunto il diritto d'autore in senso lato e anche nello specifico, come hai detto tu, copyleft, licenze creative commons e queste forme alternative di gestione dei diritti. Davanti a me, presso la sede del chilometro 97 qui a Lecce, ho circa una ventina di persone che sono i corsisti che si sono iscritti a questa iniziativa e che hanno già seguito ieri 4 ore introduttive del mio corso e oggi si stanno già, abbiamo fatto prima che ci collegassimo un quarto d'ora di briefing su, insomma, riassumere un po' i concetti già spiegati ieri e introdurre un po' il tema di oggi. Niente, quindi questa finestra in streaming cercherà di tener conto delle esigenze. Non sarà facile, sia della platea che ho qui davanti, che giustamente ha, tra l'altro è una platea molto qualificata, non lo faccio per sviolinare, però effettivamente è piacevole tenere un corso davanti a persone che capisci che effettivamente si occupano della materia, perché sono o fotografi o scrittori o insegnanti, e quindi si sono scontrati concretamente con le problematiche relative al diritto d'autore, alla gestione di contenuti, e quindi appunto sicuramente anche se ci sono delle domande, delle richieste di approfondimento, magari non si sentirà, ripeterò io la domanda per farla sentire a chi sta a casa, e viceversa, se tu hai delle domande io cercherò di trasmetterle qui in aula. Il ragionamento che... Posso fare solo una breve introduzione, poi ti vorrei lasciare proprio la parola, così fai la tua lezione, diciamo, una quarantina di minuti, e poi alla fine chiederò anche alla nostra comunità di preparare delle domande. Ricordo che appunto non essendo una lezione, che diciamo, un corso basico, che è la difficoltà che così sottolineava Simone, chiederò di non fare le solite domande, come faccio a non fare ansia a queste cose, cerchiamo di fare un salto di qualità. La mia domanda è semplicemente questa: trovi che si stiano aprendo le nuove strade, quanto difficile comunque ancora adesso nel 2013 in Italia far passare il concetto che la Creative Commons e copyleft non significano opere gratuite e assolutamente non proprie, e che non significa gratis, copyleft non è un sinonimo di gratuità, che è una delle cose più belle che abbiamo cercato di fare con lascio la tua lezione e invito i nostri interattori. Sì, allora l'equivoco tra open e gratuito è, ce lo portiamo dietro circa da 20-25 anni, ma ancora prima che si parlasse di questi temi nell'ambito della creatività in senso lato, ma ancora quando era una fase ancora embrionale di questo mondo, di questo fenomeno, ed era legata semplicemente al mondo open source, al mondo dello sviluppo di software, quindi una nicchia all'interno di una nicchia che è già il mondo del diritto d'autore. E purtroppo questo equivoco gira sempre, nel senso che open, anche proprio una questione linguistica, no? In inglese open, l'open bar è quando il barista offre la birra a tutti e non devi pagare, no? Ok? Oppure free entry è la libera entrata, free beer è la birra gratis per tutti, ok? Quindi questo equivoco c'è anche nell'immaginario comune ed è legittimo. Quando si parla di licenze di gestione dei diritti d'autore bisogna fare uno sforzo intellettuale maggiore e cercare di capire che non stiamo parlando semplicemente di pagare o non pagare il biglietto o pagare o non pagare per fare la copia del software o il download di un file, ma appunto diamo entrare nell'ottica che si tratta della fase delicatissima della gestione dei diritti d'autore, dove c'è un soggetto che è colui che è titolare dei diritti d'autore, che può essere l'autore o può essere un soggetto intermediario, un editore, una casa discografica, un'azienda software, di produzione di software, la quale deve in qualche modo remunerarsi per l'attività creativa e di progettazione che ha fatto. Il modello copyright si è radicato in, l'abbiamo spiegato bene ieri nella prima parte del corso, ci ha messo secoli, nel senso si è iniziato a parlare di privilegi già nel 1400 e si è arrivati a radicare, a consolidare il modello copyright con il nostro il XX secolo sostanzialmente, quando l'industria delle produzioni culturali, quindi del mondo musicale, cinematografico, ha raggiunto il suo massimo splendore.
e non solo, perché poi c'è anche tutto il mondo della produzione del software. Spiegavo ai miei corsisti ieri come il copyright sia veramente centrale nella nostra economia, perché i grossi capitali, i più grossi capitali probabilmente ad oggi esistenti, sono legati alla vendita di copyright, di cose sotto licenza. Basta pensare alle grandi aziende di software, appunto tipo Microsoft, tipo Apple, quello ci vendono sostanzialmente, nuove soluzioni tecnologiche sotto forma di software che è tutelato, come abbiamo spiegato bene ieri, con diritto d'autore, con copyright. Quindi insomma ci sono sempre queste due tensioni opposte, che sono quelle dei titolari dei diritti, coloro che hanno tutto l'interesse a tutelare il più possibile il loro investimento, la loro creatività, e dall'altra parte ci sono gli utenti che giustamente, legittimamente, cercano di pagare il meno possibile per fruire dei contenuti. Lo so che poi filosoficamente si dice, insomma, si sottolinea che è importante contribuire alla cultura, che gli utenti devono mettersi nell'ottica che, insomma, anche il lavoro dell'autore va retribuito, verissimo, però poi in concreto, esatto, sacrosanto, però è anche... Si tratta di una redistribuzione, semplicemente il fatto che comunque garantita la paternità, deve essere garantita la paternità dell'autore, di qualsiasi sia l'opera dell'ingegno, sia essa software, arte, testi, poesie, eccetera, ma che l'autore abbia la capacità e l'autonomia di volta in volta decidere quale prezzo assegnare, come gestire l'utilizzazione finale della sua opera, e non accentrare tutto nelle mani del proprietario e non difende a spada tratta. Bene, direi che questa introduzione, se sei d'accordo. No, va benissimo, anche così, cioè, se vuoi interrompermi ancora, cioè, così va benissimo, cioè, così rendiamo la cosa anche un pochino più vivace anche per chi ci ascolta da casa. È verissima questa cosa, per cui... in realtà quello di cui hai parlato tu, la possibilità da parte dell'autore di decidere liberamente come gestire i suoi diritti, è un fenomeno relativamente nuovo, moderno, dovuto al fatto che l'evoluzione tecnologica degli ultimi probabilmente 15-10 anni, quindi una cosa, io insomma ho visto la fase precedente, insomma ho un'età sufficiente per ricordarmi bene anche di com'era il mondo prima di internet. È una conquista, un'istanza abbastanza nuova, perché è dovuta, legata strettamente all'evoluzione tecnologica, ovvero il fatto che ad oggi un unico soggetto, anche singolo individuo, sia in grado di produrre, confezionare e mettere a disposizione del pubblico, distribuire e promuovere in totale autonomia un contenuto, è una cosa che a noi ora, uomini della società dell'informazione, sembra abbastanza comune, ma solamente 15-20 anni fa era impensabile. Cioè, se tu volevi arrivare ad un certo tipo di pubblico, e quindi anche al di là del discorso della remunerazione, cioè anche volendolo fare gratis, se non eri collegato ad una certa rete, non facevi parte di un certo giro, non lo potevi fare, cioè non era possibile quello che tu hai detto, che io chiamo disintermediazione, cioè non dovevi per forza servirti di una rete precostituita di intermediari che permettessero che il tuo contenuto, valido o meno, interessante o meno, arrivasse ad un potenziale, pubblico. L'evoluzione tecnologica vertiginosa che c'è stata negli ultimi 10 anni ha invece in realtà sconquassato questo equilibrio, che quindi si ripercuote in generale non solo sul mondo del diritto d'autore, ma in generale sul mondo della comunicazione. Adesso qualcuno ha simpaticamente detto che, insomma, si diceva che nel futuro i suoi 15 minuti di popolarità, adesso in realtà è il contrario, cioè, qualcuno sta cercando di avere 15 minuti di anonimato, perché ormai internet permette di... Capisci? Cioè, siamo arrivati nel giro di pochissimi anni da un opposto all'altro, da una fase in cui difficilmente riuscivi ad arrivare, ad apparire, a proporti, in una fase in cui tutti possono liberamente aprirsi la loro piccola finestra sul mondo attraverso un blog, attraverso una pagina Facebook, attraverso un account di YouTube, e dire a volte anche delle gran cretinate, a volte delle cose che lasciano indifferenti, a volte delle cose di altissimo pregio. È un fenomeno che ancora ad oggi
è sottoposto a tesi di dottorato, a ricerche, perché è talmente in una fase di evoluzione repentina per cui non si riesce ancora bene a inquadrarlo. E quindi, vabbè, io non sono un esperto di mondo della comunicazione, sono più che altro un giurista, quindi non voglio addentrare in questioni che non mi sono poi così vicine. Però ecco, questo è l'humus in cui ci muoviamo, cioè un mondo che un meccanismo di diritto d'autore che è sempre stato impostato su una netta divisione di ruoli, per cui c'era l'autore che aveva l'onere, l'incarico di creare, avere lo spunto creativo e concretizzarlo sotto forma di opera creativa. Ma poi, se voleva arrivare ad un pubblico, doveva automaticamente accettare di passare attraverso alcuni canali che erano quelli dell'editoria, quelli delle produzioni e poi tutta la fase della distribuzione. Ieri abbiamo anche spiegato proprio in termini molto molto terra a terra di percentuali quanto la distribuzione si prende sulla distribuzione, sulla la messa a disposizione del pubblico di un libro, ad esempio, di un libro cartaceo. E attualmente arriviamo al 55-56% del prezzo di copertina del libro, vuol dire che se voi pagate un libro in libreria 10 euro, 5,60 euro vengono succhiati da tutta la macchina che permette di portare il libro dal magazzino dell'editore alla casa, alla libreria di provincia. Capisci che in un sistema in cui in realtà spazi via tutta questa fase, si creano, mettono in crisi gli equilibri, cioè i soggetti che prima avevano il coltello alla parte del manico e potevano fare la voce grossa del mercato, della distribuzione dei contenuti, adesso si trovano non così fondamentali, non così insostituibili. Si sono tratti di questi privilegi essendo esatto, quindi la rete disintermedia, oppure, attenzione, vado ancora più a fondo, oppure non proprio disintermedia, semplicemente cambia gli intermediari, li rende più subdoli, meno visibili, perché non è che la rete non ha intermediari, perché se noi facciamo una ricerca su un motore di ricerca, il motore di ricerca ci fa credere che lui sia neutro e utilizzi solo dei criteri statistici, in realtà poi andiamo ad indagare e il motore di ricerca, non dico quale e non dico quali perché ce ne sono diversi, però i principali motori di ricerca hanno i loro criteri per farti comparire dei contenuti o meno, e questi criteri chi li gestisce? Qualcuno che sta presso la loro sede, che normalmente è in California, da qualche altra parte del mondo, non è certo a Milano o a Lecce. E vabbè, quindi capisci, questo è esattamente il problema di fondo. Poi noi possiamo fare tutti i corsi e tutti gli approfondimenti sui nuovi tipi di licenze, le varie questioni sociologiche, culturali, economiche, politiche che ci possono stare dietro, però dobbiamo capire che il problema è tutto lì, cioè nel fatto che il nuovo panorama della comunicazione digitale e telematica, che è quello che viviamo ormai giorno per giorno, ha sconquassato equilibri che si erano formati in 3-4 secoli di storia, e li ha sconquassati nel giro di 5 anni, 7 anni, 10 anni. Capisci che il diritto, la scienza giuridica, sia inteso come scienza giuridica, sia inteso come legislazione, quindi i legislatori, i parlamenti, difficilmente riescono a stare dietro ad una cosa così dirompente, soprattutto in un periodo storico come quello di adesso, in cui, ahimè, hanno anche cose probabilmente più urgenti e più serie di cui occuparsi, no? Quindi c'è un problema, secondo te, e poi chiudo e ti lascio davvero proseguire la relazione con i tuoi corsisti, è un problema di età, non è solo di età anagrafica, ma proprio di età rispetto a quello che succede, perché per esempio di posti chiari, passiare, ultimamente la marcia, preposti dalla politica, contro ci sono persone, ci sono degli ottuagenari, persone che hanno 80, 90 anni, e nella nuova sfida, battaglia di copyright, copyright, digital copyright, dei nuovi linguaggi,
dentro un po' di umani, sono persone che dovrebbero costruire la visione che nel lungo periodo forse non ce l'hanno dentro un po'. Sì, 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 ma questo è un problema in realtà relativo a tutti i temi che, diciamo, toccano l'ambito dell'innovazione, no? Cioè, purtroppo, soprattutto in Italia, siamo in mano ad una classe dirigente che è tendenzialmente vecchia. Vecchia non necessariamente a livello anagrafico, ma vecchia a livello culturale. Questo è un cancro che ci portiamo dietro. L'Italia. Qualcosa sta cambiando, però il problema è che anche quando cambi, il cambiamento è sempre troppo lento rispetto al cambiamento che la tecnologia e l'evoluzione sta imponendo, e quindi saremo sempre indietro. In più aggiungi il fatto che quello che ho detto prima, cioè che anche quando c'è la buona volontà di cambiare le cose, ci si mettono di traverso questioni, ahimè, più urgenti, più determinanti, legati all'economia, alla politica, tutto quello che vuoi, per cui il tema della gestione del diritto d'autore diventa un po' una cosa tra addetti ai lavori, viene lasciata alle authority, ai singoli interventi legislativi che poi sono spesso molto bizzarri. Dici, ma intanto ti trovi una riforma, un articolo di legge che non capisci da dove arriva, poi vai a indagare, insomma, vedi un po' il dibattito parlamentare e capisci che non è stato seguito con la dovuta attenzione. Questo è, dobbiamo farci i conti. Un altro problema, cioè, però dobbiamo anche considerare che, soprattutto nel mondo del diritto d'autore, gran parte delle innovazioni legislative che ci sono state negli ultimi anni, i corsisti qua le ho mostrate un po' ieri, no? L'ambito del software, la tutela del software, la tutela delle banche dati, questi nuovi fenomeni, in realtà sono sempre stati di matrice europea. Ve lo dico, voi non l'avete ieri, non ve l'ho detto. Cioè, questi nuovi pezzi della legge sul diritto d'autore non sono altro che l'implementazione di direttive europee che sono arrivate dall'alto, e quindi il governo, il legislatore italiano non ha potuto fare altro che recepirle. Ma è anche giusto che sia così, nel senso che una materia tipica come il diritto d'autore, che è comunque strettamente legata all'ambito del diritto commerciale, del diritto della concorrenza, e soprattutto in un mondo digitale interconnesso come quello di oggi, è giusto che sia considerata in un'ottica globale, quantomeno europea, e non solamente a livello italiano e locale. Quindi sì, è vero quello che dici, però ecco, va comunque contestualizzato in generale in una fase di difficoltà da parte di coloro che fanno le regole, di coloro che fanno le norme, di interpretare un fenomeno che è veramente dirompente e innovativo, perché io ho studiato anche un po' l'evoluzione della legislazione nell'ambito delle comunicazioni in generale. Si è sempre riusciti in qualche modo ad applicare i principi di fenomeni precedenti adattandoli, no? Mi spiego, quando è arrivata la televisione esisteva già la radio, e quindi si è riusciti a trattare la televisione come se fosse una radio con un qualcosa in più, e questa cosa più o meno ha funzionato. Il problema è che internet non consente di fare una cosa del genere, perché non ha nulla di precedente a sé che le possa assomigliare seriamente. Perché? Perché sconquassa, come abbiamo detto prima, l'equilibrio, nel senso che non c'è più sostanzialmente un soggetto emittente e un soggetto ricevente, siamo tutti contemporaneamente soggetti emittenti e soggetti riceventi, e questo mette in crisi anche la legislazione, perché non sai più da che parte guardare, no? Non sai più dov'è il punto che devi colpire se devi regolamentare e controllare l'emissione di un contenuto, la pubblicazione di un contenuto. In più aggiungi che internet di per sé è una rete appunto globale, perché noi quando ci connettiamo a internet dal nostro computer non sappiamo se stiamo passando sui server che stanno in Cina o in California, non sappiamo che giro fa questa connessione, non sappiamo il contenuto che stiamo fruendo dov'è. Quando carichiamo un contenuto su YouTube, dov'è fisicamente nel server, non lo sappiamo. Qual è la legge che regolamenta questo contenuto che abbiamo caricato su YouTube? La legge c'è, è indicata all'interno dei termini d'uso di YouTube, che sicuramente tutti hanno letto almeno una volta, vero? Facciamo un sondaggio, ecco, fai un sondaggio via tramite la web radio, quanta gente ha letto i termini d'uso di YouTube. Sicuramente l'hanno letti, ecco, esatto, non so se avete sentito, cioè, la maggior parte dei casi arriva a leggere i termini d'uso di questi servizi quando
è già, la frittata è già stata fatta, cioè nel senso gli viene bloccato l'account e scoprono, leggendo i termini d'uso, che in realtà hanno pubblicato per 10 mesi contenuti che non avevano titolo di essere pubblicati. Perché? Perché non avevano i diritti, non c'erano, erano sostanzialmente in contrasto con quelle che erano le norme presenti nei termini d'uso. Però vorrei andare un attimo più a fondo da giurista, ma queste norme da chi provengono? Non da un soggetto legislativo, ma da un soggetto privato, che è Google, che è nel caso di Facebook, cioè soggetti privati che stanno nella maggior parte dei casi al di fuori dalla portata delle leggi italiane, quindi noi possiamo tranquillamente studiarci tutta la legge sul diritto d'autore italiana, ma difficilmente riusciremo a incidere sui meccanismi di questi nuovi soggetti, nuovi che poi fino a un certo punto ormai sono padroni della comunicazione da un po' di anni. E quindi dobbiamo capire che non basta la nostra ottica da italiani, ma dobbiamo ragionare in un'ottica internazionale, capire che se leggi i termini d'uso di YouTube scopri che la legge applicata non è neanche quella della California, che è quella che ti aspetteresti perché Google ha sede a Mountain View, bensì quella del Delaware, perché forse questo è vero per Facebook, adesso me la devo, vorrei dire una panzata, per Facebook è sicuramente così, perché quella del Delaware è un altro stato degli Stati Uniti che in questi casi ha una legislazione leggermente più favorevole, più adattabile alle esigenze del servizio, no? Quindi tutte queste dinamiche entrano pesantemente in gioco e pongono delle problematiche che solo qualche anno fa, non voglio neanche dire decennio, non erano percepite, cioè anche il diritto d'autore era fino a pochi anni fa una materia riservata a pochi addetti ai lavori, quindi pochi avvocati, qualche editore, qualche autore professionista, per tutto il resto era una materia ignota. Ora, guarda caso, sto facendo una lezione a Lecce davanti a persone, vabbè, ci sono due avvocati, però il resto sono operatori del settore, gente anche semplicemente curiosi che vogliono capire bene questo fenomeno. E questo è indice del fatto che il diritto d'autore è diventato un problema di tutti. E questo è un altro effetto del mondo della comunicazione come lo stiamo vivendo oggi, cioè tutti siamo dotati di un coso come questo, cioè, ok, più o meno tutti, tranne qualche affezionato ai vecchi Nokia, però più o meno tutti hanno un coso come questo, e un coso come questo ti permette di fare migliaia di azioni che toccano il mondo del diritto d'autore, senza che nella maggior parte dei casi ce ne rendiamo conto. Cioè solamente il tasto share, condividi, è un tasto che va pesantemente a toccare l'ambito del diritto d'autore, perché io con un semplice click sto diffondendo ad una rete di contatti spesso molto ampia un contenuto che probabilmente lì non dovrebbe nemmeno esserci. Vedo un filmato su YouTube, no? Quanti di voi fruiscono musica neanche cercando la musica, ma cerco il filmato con la canzone, ok? E quanti di voi la trovano senza porsi il problema se quella canzone effettivamente poteva essere lì o meno? Perché un conto se trovo la canzone sul il profilo YouTube o Vevo del cantante o della band, vabbè, probabilmente qualcuno ce l'ha messa sapendo che poteva farlo, ma se la trovo sul profilo di qualcun altro, molto probabilmente non dovrebbe essere lì, però intanto è lì e io me la ascolto, nessuno si pone il problema, non l'ascolto solo io, la metto in diffusione oppure la condivido e la faccio ascoltare a N contatti, perché adesso se non hai almeno 1500 amici su Facebook non sei nessuno. Ok? Anche ad esempio i social network cambiano radicalmente il concetto di pubblico. La legge sul diritto d'autore ha tutta una serie di articoli che parlano di diffusione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, esecuzione in pubblico. Ma che cos'è l'esecuzione in pubblico? Cos'è la diffusione a un pubblico? Perché se io faccio uno spettacolo, canto una canzone, diffondo un brano all'interno di una cerchia di amici privati, probabilmente nessun tipo di diritto d'autore entrerebbe in gioco. Perché? Perché siamo in un ambito in cui il diritto d'autore non può entrare, siamo nell'ambito privato. Avere 1500 contatti su Facebook è ambito privato o è ambito pubblico? O è una sorta di pubblico? E poi questi amici, se io diffondo il contenuto senza stare troppo attento alle opzioni della privacy di Facebook, possono a loro volta condividere i loro 1500 amici e nel giro di pochi secondi un contenuto è stato diffuso con una potenza che solo qualche anno fa era impensabile. Io mi ricordo che quando volevo le cassettine dei cantanti che mi piacevano alle scuole medie e superiori,
andavo a rompere scatole ai miei amici che avevano il masterizzatore, già, dai tu che c'hai il masterizzatore, facci le prime copie. Ed era un gran traguardo riuscire ad avere un CD masterizzato, perché sennò l'alternativa che avevi era farti la cassettina registrandola dalla televisione o cose del genere, capito? Quindi io mi reputo un privilegiato ad avere un'età che mi ha fatto vedere più o meno tutti e due i mondi. E invece quelli che vengono chiamati a volte impropriamente i nativi digitali, cioè i ragazzi nati sostanzialmente dagli anni 90 in poi, nascono con questa abitudine alla facilità di accesso a contenuti e alla facilità di distribuzione di contenuti, per cui se gli racconti quello che facevamo noi non ci credono, comunque rimangono un po' così, come mamma mia come sei vecchio. Sì, un po' sono vecchio, però è anche vero che le cose sono cambiate in modo molto molto veloce e appunto ci troviamo in una situazione così un po' di disorientamento legittimo, sia dal punto di vista legislativo sia dal punto di vista di noi utenti. Questo è quanto, quindi questo è l'inquadramento in cui, cioè l'ambito in cui ci muoviamo. Bene, io allora ti lascerei proprio con i tuoi corsisti, perché vorremmo non farti interrompere qualche volta, perché sennò loro poi giustamente diranno: ma senti, ma stai parlando, il professore parla a noi. No, ma va bene così, va bene così, perché vedo che le teste fanno sì, quindi mi sembra che... No, va bene, quindi va anche bene, anzi se voi avete qualche osservazione la riferisco io, volentieri, Nessuno? Niente, sono tutti affascinati da queste parole, nessuno vuole dire nulla. Delle domande specifiche. No, allora, ti è già arrivata qualche domanda sul forum, possiamo anche già farne una, se no dico due cose. Sì, sono arrivate delle domande però specifiche, adesso riguarda per esempio le memorie di massa, queste posizioni della SIAE sugli hard disk, sulle chiavi di rete, sai che prendono una funzione di riproduttore, si parla, sì. Faremo su una cosa del ministro Bondi, se non erro. Il famoso l'eco compenso, che è abbastanza una cosa anomala, perché sulla mia chiavetta che ho io la mia preferita, adesso spiego, posso registrare le mie fotografie, salvarci le mie cose, non vedo perché io debba pagare, cioè si presuppone che comprando sicuramente scaricherai. Spiego. Ok, spiego anche qua in aula, questo è un tema nuovo e ci sta perché ieri non l'abbiamo trattato. Vi ricordate lo schema che ho fatto vedere qui, il grosso schema con tutti i diritti, uno l'avevo lasciato da parte, che era il famoso diritto all'eco compenso. Sostanzialmente ci sono casi in cui la legge prevede che ex lege, quindi per disposizione legislativa, si debba comunque diciamo dare qualcosa agli autori, perché si reputa che ci sia un utilizzo delle loro opere. Si reputa, perché appunto l'esempio che è stato citato adesso in streaming è proprio quello, cioè noi paghiamo una quota di diritti d'autore che viene percepita dalla SIAE e poi in teoria ripartita agli autori secondo criteri statistici che sono oscuri ai più, una quota di diritti d'autore sulle memorie che noi acquistiamo, e per memoria intendo tutti i tipi, tutti i supporti atti, potenzialmente atti a memorizzare musica o contenuti creativi che diciamo tocchino il mondo del diritto d'autore, quindi immagini, suoni, immagini in movimento, cioè filmati. Quindi nel momento in cui voi comprate il vostro PC, sappiate che se l'hard disk è da 500 o da 1 tera, secondo un strano calcolo, quel tera viene anche trasformato in diritti d'autore, cioè dovete tributare qualcosa anche a SIAE. Perché? Perché si pensa che sicuramente qualcosa tutelato dal diritto d'autore voi ce la metterete su questo tera. Cioè questa è la presunzione da cui si parte, da cui la legge parte. E giustamente questa cosa crea un po' di scandalo, perché la gente dice: ma come, io sul mio computer in realtà sto comprando un computer server che serve per fare attività di backup della mia azienda, e quindi è tutta roba mia, e perché io dovrei pagare dei diritti d'autore? Perché si presume che, punto, perché era uno dei pochi modi che aveva il legislatore per cercare di contrastare un fenomeno che era quello appunto della diffusione di memorie che utilizzate per contenere anche i cosiddetti contenuti piratati, cioè io sulla chiavetta da 8 giga in realtà non ci metto le foto del mare fatte da me, ma ci metto filmati e film, quindi lo Stato, in questo caso per il tramite della SIAE, chiede che una percentuale, e voi non lo sapete perché nel momento in cui andate a pagare
questo fa già parte del prezzo finale del prodotto, non potete scorporarlo. E questa è la cosa. Quindi molta gente dice impropriamente che è come una forma di tassa. Non è una tassa, è molto improprio, però si comporta un po' così, nel senso che voi la pagate comunque. È così. Cioè, il problema è che le memorie stanno aumentando sempre di più anche contro il nostro volere, nel senso che questo, sempre questo aggeggio qua ha 16 giga di memoria, ma perché questo nasce così, non è che ho scelto io che avesse 16 giga di memoria, e quindi io nel prezzo ho pagato anche una quota relativa a questi 16 giga. Ma a questo punto, visto che c'è questa presunzione, conviene a questo punto usufruire della presunzione? Sta arrivando una domanda al pubblico, sì. Dimmi. Si sente vagamente? Sì, ma... sì, poi la ripeto io. Dimmi. A questo punto, cioè, è un modo per dire, ok, sta pagando questa cosa più, quindi hai diritto a scaricare pure pirateria. Sì, esatto, ecco, è un'osservazione giusta e legittima che viene fatta, no? Cioè lui sostanzialmente dice che è anche un modo indiretto per legittimare comportamenti, perché la CIA dice, vabbè, visto che tu ti sei comprato, esatto, visto che noi ci siamo parati prima, però l'utente che ha, sapendo questa cosa, dice, vabbè, ma tanto allora visto che l'ho pagato questo diritto, allora usiamola un po' sta chiavetta per caricarci sopra. E allora ti do è un classico. E questo è un caso, questo è il classico caso esempio, è collegato al discorso che abbiamo fatto prima, un po' di inquadramento, un po' filosofico se vogliamo, è il classico caso in cui il diritto è disorientato, cioè applica delle norme che sono scollegate da quella che è la realtà, no? Cioè, Simone, negli altri paesi succede così o succede solo in Italia? Cioè il fenomeno in un panorama mondiale, visto che siamo si parla di essere collegato alla città del Messico, la cacciata, se esistesse oltre al Messico, non lo so. Solo in Italia? Non si sa, lo sai? No, allora sicuramente non sono in Italia, ma non ti so dire le legislazioni. Ahimè, noi avvocati studiamo molto bene il diritto italiano. Non ti so dire effettivamente se il modello sia stato preso da legislatore, perché quando fai delle leggi nuove cosa fai sostanzialmente? Vai a vedere se in altri stati ha funzionato e la imiti, oppure te la inventi da zero e speri che poi la imitino gli altri. Quindi non ti so rispondere. So che ad esempio nel mondo del diritto d'autore c'è il modello francese che è stato apripista per un certo tipo di approccio, che è l'approccio Adopi, e ahimè l'Italia si sta cercando in qualche modo di ispirarsi, ahimè, perché secondo me è un modello, adesso questa è una scelta, è una valutazione tutta personale, ma so che c'è molta gente d'accordo con me, è un modello che lascia quanto un po' perplessi. D'accordo. Nel senso che... vive sul web, siamo ovviamente... Allora, spiego che cos'è Adopi, perché anche i miei corsisti non lo sanno. Allora, Adopi è un'autorità amministrativa francese che è preposta ad hoc per a controllare il rispetto del diritto d'autore. E il fatto che sia un'autorità amministrativa ha un certo peso, perché non è un giudice, non è un'autorità giurisdizionale, quindi non si instaura un vero e proprio contraddittorio. E quindi colui che viene pescato a fare atti di contrario al diritto d'autore, fra cui scaricarsi un film, copiare un film o mandarlo ad un amico, ad esempio, non ha bisogno di un processo e di un che quindi permette alcune garanzie tipiche della giustizia, ma può essere sanzionato con un provvedimento amministrativo emesso da questa authority. Quindi questa cosa qui è molto pesante, cioè cambia molto la prospettiva. Secondo chi promuove questi meccanismi, questi strumenti legislativi, è sostanzialmente l'unico modo per contrastare alcuni atti di pirateria, perché se dovessimo instaurare processi per tutti questi casi non si riuscirebbe a... siamo ancora in linea. Ah sì, no, non ti vedevo, scusami. Ok, non ti vedevo più. Il problema qual è, tra l'altro? Che oltre ad essere un'autorità amministrativa e quindi non instaurare un vero e proprio contraddittorio e non permettere al soggetto di difendersi, si attiene a dei parametri molto secchi, molto standard, per cui alla prima marachella che fai ti viene mandato solo un richiamo, alla seconda ti viene mandato un richiamo un po' più forte, ma alla terza ti viene staccata la rete, ti viene impedito l'accesso alla rete. Questa cosa qui è molto pesante, perché l'accesso alla rete,
secondo alcuni giuristi, è ormai diventato una sorta di diritto fondamentale del cittadino. Perché? Perché io attraverso la rete fruisco anche di servizi essenziali come la sanità, la pubblica amministrazione, l'anagrafe, e quindi togliere la rete ad un cittadino in un mondo come quello di oggi, che si ispira alla digitalizzazione, alla società dell'informazione, è una sanzione molto forte e probabilmente molto sproporzionata rispetto alla violazione che ha fatto. Perché abbiamo da un lato una violazione di un interesse privato, di un diritto di proprietà intellettuale, che quindi è di un soggetto che può essere una casa discografica, un autore, una casa editrice, e per tutelare questo interesse si va a toccare invece un diritto che può essere un diritto fondamentale di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche semplicemente all'accesso alla comunicazione. Cioè, se io sto in Australia e mio nonno malato sta qua in Italia, ogni tanto lo voglio vedere, se non ho l'accesso alla rete mi viene fatto un danno anche su un lato non solo puramente burocratico, ma anche umano, no? E quindi, ma non è la stessa cosa che come andare a rubare la mela la prima volta, cioè la seconda mela, la terza mela diventa in galera. Cioè, qui dobbiamo tutelare il diritto d'autore o il diritto dell'utente a fare quello che vuole? Perché se ci sono, chiaramente, io allora scarico un film, so che sto scaricando, se qualcuno mi viene a dire hai scaricato un film, paga 50 euro di multa, io non è che posso, tanto se esiste la tutela per il diritto d'autore deve essere, certo, ma deve essere rispettato. Mi sembra che mi stiamo andando troppo appresso alla tutela dell'utente che può fare quello che vuole, no, e l'autore infatti, invece no, come dire, allora, è visto infatti, quasi come allora io non sono esatto io un po', non sono quasi da fastidio che l'autore esiste, no allora io non sono anzi mi occupo di diritto d'autore, non solo di licenze copyleft, proprio perché credo che il diritto d'autore ci debba essere, ma credo che questo diritto d'autore debba essere anche inquadrato in un sistema giuridico equilibrato. Perché qualcuno aveva dimostrato, era un po' ironica la cosa, che facendo un calcolo di pene, se tu insultavi pubblicamente Baglioni, prendevi una pena minore che a scaricargli un CD. Il che fa un po' pensare, cioè, come il reato di ingiuria, che è un reato che è sempre esistito, dovrebbe essere molto... Invece no, facendo un calcolo banale matematico di pene, stando a quanto è indicato nella legge, poi sappiamo che è più facile che venga effettivamente perseguito un reato di ingiuria rispetto a, perché poi il diritto non è solo quello scritto ma è anche quello vivente, quello dei tribunali, quello che vediamo tutti i giorni nelle aule tribunali. Però un sistema giuridico non equilibrato, che ha queste forme di squilibrio, diventa un sistema giuridico nevrotico che tende a essere ancora meno rispettato. E quindi, insomma, lo so che è un discorso da filosofo del diritto, e tutti beh, grazie, però... Vabbè, ci sono le biblioteche, per esempio. Ci sono le biblioteche in che senso? Nel senso che se uno vuole consultare, approfondire e aggiornarsi su... Uno va in biblioteca, in mediateca, in ludoteca, e come dire, usa, come dire, questi prodotti per il proprio, allora, come dire, accontentamento personale. Non so se si sente la risposta. No, la seconda domanda sulle biblioteche, no. Allora, sostanzialmente il corsista dice, vabbè, se uno vuole semplicemente fruire, esistono le biblioteche e le mediateche, dove queste cose sono, però sta parlando di cose secondo me diverse, perché, ok, no, ma è vero che ci sono questi posti in cui questa fruizione è regolamentata. Esatto, cioè, stiamo parlando di cose diverse, cioè, le biblioteche c'erano, ci sono sempre state, ci saranno sempre, avranno probabilmente ruoli diversi, modalità di fruizione diversa, ma ci saranno sempre. Il problema è che adesso siamo di fronte ad un panorama della comunicazione tecnologico che offre una miriade di possibilità in più che è difficile non sfruttare. Perché allora diciamolo, facciamo un passo indietro di 10 anni e facciamo meno di questi cosi. Cioè, questo è il problema. Cioè, non sto dicendo che non bisogna più filarsi gli autori, perché ormai insomma il diritto d'autore è cosa vecchia, assolutamente no. Il problema è che non si può neanche frenare l'innovazione e rivoluzione culturale in virtù della tutela di un diritto che è privato. E questo è il discorso, perché ieri l'abbiamo spiegato, nella Costituzione americana c'è questo articolo che dice che il diritto d'autore, la tutela della proprietà industriale e intellettuale, ha un valore costituzionale perché è mirato al bene comune, cioè è mirato all'incentivare i creativi e gli inventivi, i creatori e gli inventori, a produrre maggior creatività e invenzioni.
Questo è sempre, ha sempre funzionato questo, questo cappello, questo, questa, questo fondamento giuridico, fin quando è arrivata Internet, che ha dimostrato che di fatto non c'è tutta questa scarsità di beni creativi. Tant'è che perché si parla di creativi? Intanto così introduco anche un po' il tema Creative Commons. Creative Commons vuol dire beni comuni creativi. Il nome Creative Commons parte da, fa un po' il verso a, a un saggio degli anni 60 di un economista che aveva parlato della Tragedy of Commons, secondo cui, vabbè, era un saggio molto interessante, andrebbe letto bene, però il succo è che i beni comuni, essendo di tutti ma sostanzialmente di nessuno, sono destinati a, sostanzialmente ad una tragica fine, perché nessuno se ne occupa e tutti possono fruirne. Esempio classico è un bacino di pesca dove tutti possono pescare senza regolamentazione, e l'effetto qual è? Che tutti pescano, tutti se ne avvantaggiano fino a quando i pesci finiscono, e quindi nessuno poi può più pescare. E questo è vero, ma è vero quando? Quando parliamo di pesci, che sono soggetti alla scarsità, nel senso che i pesci non si riproducono con battiti di schiocchi di dita, ma hanno bisogno dei loro tempi, la natura ha bisogno dei suoi tempi. Internet e il digitale dimostrano che invece le opere creative non sono soggette a questo fenomeno, quindi possono essere copiate e distribuite senza effettivamente creare scarsità, nel senso che io nel momento in cui prelevo un file da un server non lo sto togliendo ad un altro soggetto, sto facendo una copia che viene sul mio computer, io ne posso fruire, e nello stesso tempo altri ne possono sempre fruire. È questa cosa qui che mette in crisi, perché finché si ragionava in un'ottica di copie, ieri abbiamo fatto l'introduzione storica sul concetto di copyright, cioè copyright vuol dire proprio quella roba lì, cioè diritto di fare copie, quindi tutto il sistema del copyright è legato al concetto di copia. Con il mondo digitale e telematico e di internet il concetto di copia viene meno. Perché? Perché la copia sì è copia, ma è copia digitale, e in quanto copia digitale è innanzitutto uguale all'originale, e quindi basta che io tengo lo stesso nome dei file e non so più qual è l'originale della copia, perché non perdono qualità, non ci sono differenze, sono semplicemente una copia di 0 e di 1, quindi di bit, e in più appunto essendo copia solo digitale non vado a togliere la copia dallo scaffale della libreria. Tant'è che veramente, a me fa veramente venire un po' la pelle d'oca quando vedo quegli spot che ci becchiamo tutti più o meno tutti i mesi al cinema, ogni tanto vengono fuori di nuovi, ma il concetto è sempre quello, no? Quello del, ve lo ricordate, del non ruberesti mai un'auto, non ruberesti mai una TV, anche girati con quel... Sì, esatto, quelle, anche proprio il clima che, che si creava all'interno del filmato era volutamente appesantito da Tony Bui per indurre l'utente al senso di colpa, no? Ok, legittimo, ognuno fa un po' il suo gioco, però a me giurista fa veramente, innanzitutto come giurista fa un po' di pelle d'oca l'equiparazione tra furto e copia, perché basta leggere la definizione del reato di furto su Wikipedia e scoprirete che è la sottrazione di un bene mobile, e quindi di cosa mobile altrui di cui non si ha proprietà, quindi vabbè, non calza. E poi è proprio sbagliato anche dal punto di vista non solo giuridico ma proprio concettuale, cioè è la copia di un file, ahimè, nel senso, perché chi si occupa di diritto d'autore, questa cosa in effetti è fonte di crisi, non è la stessa cosa del prendere il libro dallo scaffale, e no, purtroppo, o per fortuna, secondo dell'ottica, no? È chiaro che l'utente che ha tutto l'interesse ad avere le cose gratis, cerca di avere le cose gratis. La sfida sta proprio nel trovare una armonizzazione tra i due modelli, tra il sostanzialmente quello che abbiamo detto prima, no? Il diritto d'autore è finito, ormai è morto, cioè diamolo per spacciato, e anche trovare dei meccanismi, dei modelli di business che siano alternativi, cioè trovare una convivenza, la possibilità di una convivenza tra una libera fruizione più congeniale a quello che è il mondo della comunicazione di oggi e una remunerazione degli autori che non è necessariamente legata alla vendita della copia. Perché? Perché ci sono altri meccanismi. Il fatto che attualmente ci siano fenomeni come Spotify, ad esempio, dimostra che alcuni modelli di business nuovi si possono trovare. Certo, non sarà più come negli anni 60-70, l'industria discografica e cinematografica, però insomma basta andare un po' dietro negli anni, e ieri l'ho spiegato qua ai corsisti, il diritto d'autore non è una cosa che abbiamo sempre avuto, quindi Dante, Petrarca e Omero hanno scritto quello che hanno scritto anche senza il diritto d'autore, quindi sinceramente nell'ottica della storia dell'uomo
che il diritto d'autore fra qualche decennio scompaia o non sia più quello di oggi, a me non è che crea tutto questo scandalo. Certo, gli interessi degli autori vanno tutelati, però bisogna anche vedere come. Non è certo la soluzione quella di applicare dei criteri del 1800 al mondo del 2000. Cioè, non è quella la soluzione, almeno dal mio punto di vista. Però in realtà, di fatto, è quello che sta succedendo. Cioè, tutti i legislatori vanno esattamente nella direzione opposta. Cioè, cercano di continuare a inventarsi modi per ricondurre la tutela dell'autore al concetto di copia, in un mondo in cui la copia sostanzialmente non esiste più. Cioè, voi quando utilizzate, se qualcuno di voi utilizza l'Amazon Kindle, il lettore di ebook, non sa nemmeno che le copie non sono neanche sul suo dispositivo, o se sono sul suo dispositivo lo sono solo temporaneamente, perché le copie del file sono sul server di Amazon, motivo per cui ci sono stati casi che hanno fatto scuola in cui persone che avevano legittimamente scaricato contenuti pagandoli da Amazon si sono trovati sospeso l'account per altri motivi e con l'effetto collaterale di non poter nemmeno fruire di tutti i libri che loro avevano effettivamente pagato. Quindi capisci che siamo completamente lontano dal concetto di copia. Se io invece compro un libro catastro in libreria, difficilmente qualcuno può venire a casa mia a staccargli le pagine se io violo il diritto d'autore relativo a un altro libro. Eppure così è. Si sta cercando continuamente di radicare il mondo del digitale a ciò che digitale non è mai stato. E questa forzatura, in quanto forzatura, non regge. Cioè, non ci vuole neanche grande scienza per capirlo, no? Non so, altre osservazioni qua? Sì, io volevo far notare che comunque, per esempio, per quanto riguarda... Secondo me la rete comunque è un'opportunità che dà a chi produce, no? Quella di farsi conoscere. Nel momento in cui tu vuoi usufruire della rete e poi dire, vabbè, ma non toccarmelo. Cioè, è come alzarsi mettendo i piedi in un secchio e sollevare il secchio. Un attimino bisogna sapersi muovere. L'autore deve decidere liberamente se dare gratuitamente l'osservazione qua fatta è che la semplifico, poi mi dici se ho capito bene. Cioè, molti utenti di internet, quando sono in veste di utente, sono tutti per la maggiore libertà. Quando si pongono come autori o come produttori, sono lì a stringere le mani a vedere se qualcuno ha rubato o gli ha copiato qualcosa. Posso fare una provocazione? Sì, dimmi. Domanda, lo dico così, se si vedono anche in sala e di corpo ovviamente anche la nostra comunità questa mia piccola osservazione che non sarà condivisa, ma io vorrei che si smontasse questa sorta, questa ipotetica guerra tra virgolette tra poveri, tra utenti e autori. Il concetto è proprio questo, perché tanto non si può pensare che si vada a litigare da un altro, il concetto è disintermediare, elevare la gestione del malloppo vero, grosso, a con quei soggetti che hanno vissuto fino adesso in totale ciò fino a 15 anni fa non c'era modo di rendere visibili le proprie opere. C'è un mare di strumenti e ciò che si sta cercando di scardinare, di sconfiggere, è proprio lo strapotere di questi enti, di questi organi di intermediazione. Nessuno ha intenzione né di mettere l'idea al principio base del diritto d'autore, che è sacrosanto, lo dice uno che ha una radio di Creative Commons, ma che è un produttore musicale, che è assolutamente interessato, ma anche dall'altra parte la funzione del possibile, impensabile pensare di arrestare il fenomeno del free download, della possibilità di scaricarsi, di scambiarsi liberamente tra utenti senza ovviamente trarne profitto, questo profitto è un'acqua. Quindi vorrei che si spiegasse l'idea che c'è una guerra, una dicotomia, una divisione netta tra l'autore, giustamente dipende proprio gestire il proprio lavoro, e dall'altra parte l'utente che è un selvaggio, l'altro che è un terrorista, l'altro. Ma ti dirò, in realtà c'è questa cosa anche fra autori, anche a volte stimati. Io, cioè, come sai, pubblico tutti i miei contenuti, i libri, i filmati, le lezioni, anche questo filmato, se poi verrà pubblicato, con licenze libere, ma anche, c'è anche un discorso di coerenza intellettuale, no? Nel senso che vado in giro da probabilmente 7-8 anni a parlare di questi argomenti e poi mi fa veramente difficile, mi viene proprio difficile pubblicare opere in un modello in cui non credo più, eppure lo vedo fare anche da autori che
che sono noti per la loro divulgazione nel mondo dell'open. Questa cosa qua mi lascia a volte un po' perplesso, e quando li incrocio a convegno o cose del genere mi viene da chiedere ma come mai, cioè, insomma, parli sempre di open source, dico, qui e poi fai il libro è la risposta comune più frequente è ma io non me ne occupo, se ne è occupato l'editore, così era. Questa è veramente la morte di tutto ciò che io cerco di fare, perché la divulgazione e la formazione che io faccio non è solo per indottrinare menti, ma è per aumentare la consapevolezza delle persone su questi temi. E quindi se tu mi rispondi, ma tanto non ho deciso io, ho deciso l'editore, io ti posso rispondere, punto primo, non esiste un editore solo al mondo, potevi anche sceglierne un altro. E punto due, la prima domanda che mi viene da farti è: ma tu hai provato a proporglielo? Perché nella maggior parte dei casi non viene neanche questo spunto, al che è abbastanza triste, nel senso che a volte ci sono editori disponibili a parlarne, ma ti dicono loro che l'editore, che l'autore in realtà non l'ha nemmeno proposto. E quindi a volte, insomma, ci si siede un pochettino su dei modelli, ci si lascia un po' da questi modelli che ormai non funzionano più, per una questione anche proprio di pigrizia intellettuale e di così, sai, l'esistente è più comodo del nuovo, no? Perché fa meno paura, ed è esattamente quello che sta facendo morire un po' il nostro vecchio continente, no? Soprattutto la nostra amata Italia, però vabbè, questi sono altri ragionamenti. Vedo che insomma, abolire la SIAE, abolire la SIAE, no, ma nessuno parla di abolire la SIAE, no, il discorso che faceva lui della web radio, in realtà non si parla di abolire la SIAE, ma di liberalizzare il servizio che fa la SIAE, che è una cosa ben diversa, perché che la SIAE sia la SIAE specificamente SIAE 1, SIAE 2, SIAE 3, vabbè, se ci sono tre SIAE gli autori potranno scegliere di iscriversi alla SIAE, alla società che fa il servizio a loro più congeniale, più adatto al loro tipo di musica, di opera, e poi tutto verrà regolamentato dal libero mercato. Noi attualmente siamo in una situazione in cui per legge la SIAE è l'unico soggetto che può fare intermediazione nel mondo dei diritti d'autore. Per quanto riguarda i diritti connessi, in realtà la cosa è già stata liberalizzata, però insomma il grosso è ancora in mano al monopolio SIAE. Perché? Perché c'è questo articolo 180, che dopo ve lo faccio leggere, dice chiaramente che quell'attività lì è riservata solo alla SIAE. E questo secondo me è abbastanza... ma poi al di là del monopolio, sono proprio i metodi applicati dalla SIAE che sono veramente ottocenteschi, con i border, cioè la modulistica tutta cartacea, numerata con numero di matricola che devi per forza prendere preventivamente, cioè delle cose che non stanno più né in cielo né in terra, tutto perché? Perché la burocrazia dà loro un maggiore potere, cioè il burocrate si crogiola, gode nella sua montagna di documenti, di carte, perché? Perché la montagna di documenti di carte è l'espressione del suo potere. Togliendogli quella, lo metti nel libero mercato e si rende conto che se non lavora bene, qualcuno lavora più di lui. Ok? Perché io come libero professionista mi devo smazzare la PEC, la formazione forense, un sacco di cose, e poi mi trovo di fronte alla burocrazia. Perché tutto il sistema. Tutto il sistema, certo. Sì, ma infatti ammetto che questo è un intervento un po' più filosofico del corso di formazione, e per questo me ne scuso, perché si aspettava una lezione più tecnica, però insomma era anche per venire incontro alla... le esigenze le curiosità da casa, però vedo che appunto l'orologio segna le 17.54, 17.55. Dimmi se c'è qualche altra domanda, o se vuoi andare in chiusura, se vuoi fare una chiosa tu. Guarda, in realtà stavo vedendo che sono abbastanza interessati molti, dalla nostra parte in questo momento non ci sono moltissimi autori in questo momento. Qualcuno pone l'accento sul fatto che copyright sia comunque l'idea di mercificare un'idea, e quindi io sono contrario, effettivamente, evidentemente, probabilmente non è una persona che forse lavora con l'arte, oppure che c'è qualcuno veramente che ha gettato il cuore oltre lo stato. No, chiede se si può trarre profitto, si intende anche in termini di valore culturale, chiede Domenico. Allora, rispondo a quest'ultima, il discorso, andiamo molto sulla filosofia, però va bene. Ad esempio, l'effetto principale delle licenze Creative Commons, quando appunto gli autori che vengono da me per farsi fare consulenza su questi temi e mi chiedono insomma ma qual è il vantaggio, visto che le licenze Creative Commons sostanzialmente disintermediano la gestione dei diritti, sono mirate alla libera fruizione dell'opera, a me cosa viene in tasca? Ed è una domanda legittima, perché cioè, autore, cioè, insomma, io perché dovrei farlo? Vabbè, principalmente per una ragione etica, ed è quello che trapela già dalle domande che mi hai fatto.
ma anche per aumentare il, io lo dico, lo chiamo il potenziale di riuso di un'opera, cioè il fatto che sia diffuso con una licenza open permette che l'opera abbia una, tutta una serie di maggiori possibilità di essere fruita, ma non solo fruita, ma anche riutilizzata in altri contesti, in altre, da altri soggetti, e questo dovrebbe appunto far aumentare il, quello che almeno il, l'utente ha chiamato valore culturale, credo, io lo interpreto così. Scusa, invece l'altra domanda era, l'altra osservazione era sulla la, la questione etica della, della, sì, della, sì, dell'idea. Sono ecco, etica, metto... Noi agganciamo una cosa, molti musicisti dicono, quelli anche in chat, ma siamo i primi ad essere contro la SIA, quindi c'è anche questo scontro ideologico all'interno della stessa categoria. Vabbè, ma al di là della SIA, ecco, io, la lezione sulla SIA è prevista per stasera, non, sono anche dell'idea di non essere così cattivi con la SIA, perché poveracci, nel senso che... Loro fanno quel lavoro anche con le risorse che hanno a disposizione e con la legislazione. No, poveracci non lo so. No, poveracci è riferito più che altro agli operatori, cioè a quelli che sono dipendenti di questo ente, e anche loro, poveracci, nel senso che hanno la loro giornata lavorativa, devono fronteggiare spesso tutti i partiti, grosse parole che gli vengono rivolte, quindi posso capire. E loro cercano di fare il loro lavoro al meglio di quello che dall'alto gli viene imposto. Quindi la legislazione che abbiamo è quella, la regolamentazione che abbiamo è quella. È lì che bisogna incidere. Vabbè, chiuso questo discorso, il discorso della, di un approccio di rifiuto etico nei confronti del diritto d'autore, c'è anche quella scuola di pensiero. Io non sono così radicale, sinceramente. Anche perché se parliamo di idee, in realtà storgo un po' il naso, perché il diritto d'autore in realtà non incide sulle idee, cioè non tutela le idee, l'ho spiegato nella lezione di ieri, tutela opere dell'ingegno, cioè l'idea, finché è un'idea e non viene estrinsecata sotto forma di opere dell'ingegno, non è tutelata, appunto. Quindi quando qualche giorno fa hanno fatto il film del social network, no? Dove tutto è basato su il... La storia di Facebook, ma del fatto che lui in teoria avrebbe fregato l'idea. Bravo, bravo. Nel film hanno tradotto male e parlano di furto di proprietà intellettuale, che è una cosa che a noi giuristi fa venire probabilmente le bolle sulla pelle. Però al di là della traduzione, è proprio il concetto che è sbagliato, nel senso che giustamente Zuckerberg si difende nel film dicendo: ma non l'avete inventato voi il social network? Perché? Perché c'era già prima. C'era già MySpace, c'era già MSN, queste cose qua, no? E infatti tutta la controversia legale su quello, dice: ma io in realtà non ho copiato righe di codice dal vostro progetto, non ho sviluppato un'interfaccia uguale alla vostra. Se voi mi rompete le scatole solamente per il fatto che io ho fatto un social network più bello del vostro, è da discutere, perché in effetti poi vai a indagare sulla vicenda e scopri che un po' il furbo l'ha fatto, però... Era per dire che in realtà non c'è un diritto d'autore sull'idea in sé, perché sennò, ahimè, non si potrebbero più scrivere manuali, le cose, perché ormai è già stato tutto scritto, no? L'idea non è tutelata, è tutelata l'estrinsecazione creativa di un'idea, quindi la stessa idea può essere estrinsecata, come ieri parlavamo della fotografia, una corsista qui che fa la fotografa diceva: beh, ma io a seconda della luce e di quello che vedo nella scena che ho di fronte tiro fuori una fotografia diversa dal mio collega fotografo bravo quanto me, ma che ha un approccio diverso. Certo, è esattamente quello il diritto d'autore, cioè il fatto di dare un apporto creativo e estrinsecarlo sotto forma di opera dell'ingegno. È lì che scatta la tutela del diritto d'autore, quindi non c'è tanto un discorso di ingabbiare le idee, perché non esistono idee tutelate, non esiste una forma giuridica di tutela delle idee, per fortuna. Ogni tanto succede quando si parla vabbè, l'abbiamo già detto anche qua a lezione, della tutela del software tramite brevetto, dove a volte veramente sembra che la brevettazione del software sia la brevettazione di una formula matematica, e sinceramente una tutela su un algoritmo matematico che appunto in quanto matematica non può essere nuova, a me lascia un po' perplesso, è un dibattito aperto, adesso non apriamo anche questa voragine, se no non ne usciamo vivi, però capisci, ecco, non c'è tanto questo problema delle idee. Poi capisco che ci sia un approccio più radicale, ci sono soggetti che appunto hanno scritto anche libri importanti, che dicono che il diritto d'autore in realtà è già morto, e quello che abbiamo di fronte non è altro che
il cadavere che si cerca di rianimare in qualche modo, ma in realtà ha già dato il suo ultimo respiro. Non so se avete in mente la locandina di Weekend con il morto del film degli anni 80, dove ci sono i due ragazzotti che si portano in giro il cadavere. Ecco, quello potrebbe essere il diritto d'autore, che i due buontemponi, i due ragazzi, sono l'industria discografica e i portatori di interesse, che per cercare di tirare a campare ancora un weekend si portano dietro il cadavere. Ecco, questo potrebbe essere una simpatica similitudine, però ecco, non voglio essere così radicale. Bene, allora per me è scattata un'ottima, sono 18 minuti. Perfetti. Vediamo in onda il titolo d'autore, con il suo produttore. Ringraziamo molto Simone Rifatti e tra l'altro i suoi corsisti che hanno accettato l'invasione da parte della Prova di Vestibraggio all'interno del nostro corso di formazione. Ricordiamo questi tre giorni, 20 partecipanti tra le 5 operatori discografici, noi produttori in via della Ferrandina 5, sulla strada provinciale Lecce Nord, al chilometro 97, grazie a Sun Project. Ovviamente Sun Project si trova, come vedete, in sovraimpressione, questa associazione che opera da qualche anno per la diffusione delle librerie, e vi invito a cliccare e a entrare in questo mondo, perché è assolutamente molto interessante, sia che siate degli utenti malevoli della rete che cercano malevolmente contenuti da scaricare gratis, liberamente, che appunto abbiamo spiegato non è corretto dire gratis, ma liberamente, oppure appunto produttori, pensatori, poeti, che ha intenzione di capire che cosa sono queste licenze, quali sono questi nuovi strumenti offerti dalla rete che sembrano così in battaglia a campare contro il vecchio sistema del diritto d'autore, che ovviamente cerca di difendersi e respingere queste attività. Grazie mille. Grazie. Non vedo l'ora di vedere insomma il podcast di questa ora piacevole. Sì, prima di citare un saggio che parlava, hai fatto la citazione di un saggio, qualcuno si è perso. Hardin. The Tragedy of Commons, quello intende? Sì. Credo proprio di sì. Sì, The Tragedy of Commons è un saggio degli anni 60, insomma, della teoria economica è abbastanza un must. Io non sono un economista, però l'ho guardato perché il tema è abbastanza vicino ai miei, ed è simpatico perché appunto parla della Tragedy of Commons in un mondo in cui si pensa solo ai beni materiali e non al discorso della copia digitale. E invece appunto i teorici di Creative Commons, primo fra tutti Lessig, Lawrence Lessig, ha portato questa teoria ribaltandola al negativo, cioè al positivo anzi, dicendo che in realtà i beni creativi sono vittima di una comedy of commons, cioè alla fine ne escono sempre bene, perché c'è una grande quantità, non c'è scarsità di questi beni. Vi invito appunto anche più che altro a leggere Lessig, forse se vi interessa questo tema, che così vi fa fare, fate direttamente il passo sul tema, sennò dovete fare voi il collegamento un po'. Bene, so che sono molto, molto, una capacità immaginifica grande, i nostri interattori sono molto più, diciamo, portati ad essere curiosi, che è la cosa principale, al di là, al netto, le opinioni di personaggio, copyright, almeno siate curiosi, qual è l'ambito, il terreno di cui state battestando. Allora, grazie molto a Simone Rifratti. Piacerebbe poi avere prossimamente anche in onda sulla cosa in un'altra sessione, magari con quando volete, anche dalle nostre parti qui a Milano. Un abbraccio ai tuoi corsisti, buona lezione, buon diritto d'autore, rovescio d'autore di Alecce, grazie a San Proprio. Grazie, ciao, ciao, grazie, ciao. A presto, a Simone. Allora, ritorniamo in studio, grazie mille ai nostri.